Allora, salve a tutti intanto, ci hanno già presentato, però mi presento. Io sono Lorenzo, lui è Alessandro e noi lavoriamo per una società partner Google ormai da svariati anni che negli ultimi circa 4-5 anni ha scelto di sviluppare le proprie applicazioni sul cloud utilizzando proprio la piattaforma Google App Engine. Allora, cosa vedremo in questa presentazione? Andremo ovviamente un po' più nel dettaglio, rimanendo sempre comunque su uno stile abbastanza da introduzione alla piattaforma, su App Engine, vedendo quindi nel panorama del cloud computing dove si pone App Engine, quindi che cos'è, perché scegliere la piattaforma App Engine, quindi scegliere una piattaforma platform as a service e non piattaforme di altro genere come prima e in altri contesti è stato scelto. Vedremo lato pratico come App Engine riesca a soddisfare le promesse che fa in termini di scalabilità e prestazioni, e dopodiché Alessandro ci mostrerà un po' di codice vero e ci farà vedere qualche esempio abbastanza semplice, ma comunque di come si sviluppa con App Engine e con i servizi che questo offre. Innanzitutto vorrei partire un attimino facendo una descrivendo un po' le tre tipologie di servizi che normalmente consideriamo quando parliamo di cloud. Partendo dal basso, il primo di questi è quello denominato Infrastructure as a Service, ovvero la tipologia di servizio che ci mette a disposizione una o più macchine vere e proprie, in cui noi quindi virtualizziamo di fatto l'hardware. È un cloud quindi che ci permette di non occuparci di avere la macchina fisica in casa, slegarci quindi da gli oneri della gestione fisica delle macchine, per cui parlo di cose come problemi di hardware che si sciupano nel tempo, come dischi che si rompono, cose del genere, ma astrarre appunto da questo livello, ma è un cloud che ci lascia l'onere di gestire le nostre macchine, perché sì, queste sono virtualizzate, non sono più in casa mia, però io che decido di utilizzare questa tipologia di cloud ho comunque l'onere di gestirle. L'onere di gestirle nel senso che dovrò scegliere cosa installarci sopra, che servizi e che applicazioni montarvi al suo interno, preoccuparmi del loro aggiornamento, eccetera, eccetera. Virtualizzo solo l'hardware. A uno strato superiore si pone invece quello che è chiamato Platform as a Service. Qui ho uno stato appunto superiore perché non virtualizzo la macchina fisica, ma virtualizzo direttamente il servizio. Cosa mi porta in più e in parte cosa mi potrebbe portare in meno rispetto al livello precedente? In questo caso non virtualizzando, non mettendo all'esterno direttamente l'hardware, ma la piattaforma, continua ad avere i vantaggi dello stato precedente. Il server non è mio, se nel data center dove sta la piattaforma che io decido di utilizzare si rompe un disco, rimane su cose terra-terra, diciamo, non è compito mio sistemare. In più mi libero dall'onere di doverlo gestire questo server in cloud, perché ci sarà qualcun altro che mi fornisce il servizio e che lo gestirà per me. Quindi non dovrò preoccuparmi nemmeno di aggiornare i sistemi, piuttosto che prendere altre scelte che vanno prese nel caso dell'infrastructure as a service. Dall'altro lato, ovviamente, potrei ritrovarmi in situazioni in cui non ho accesso alla macchina vera e propria, potrò non avere tutti i servizi e tutte le opzioni che potrei avere avessi la macchina in mano. Però diciamo si tratta di uno scambio. Io scambio
alcune di queste possibilità in favore di una piattaforma che viene gestita in toto da qualcun altro, perché mi permette di slegarmi da altri problemi. E infine, va bene, giusto come nota di colore, perché non interessa a noi questa sede, l'ultimo livello è quello del software as a service, nel quale io virtualizzo un vero e proprio software, senza starci a perdere molto tempo. Un esempio classico può essere appunto la Gmail, nel quale io virtualizzo direttamente il mio software di gestione della posta, server di posta e client di posta. Quindi Appengine cos'è e dove si pone? Alfredo ce l'ha già detto, comunque Appengine è quindi un servizio, un platform as a service che ci permette di eseguire le nostre applicazioni direttamente sul cloud della Google. E questa è una cosa importante perché se noi la pensiamo in contrapposizione a montarsi il proprio la propria server farm o virtualizzare la server farm, qui stiamo sviluppando, stiamo eseguendo le nostre operazioni su una piattaforma di persone che lavorano facendo questo di lavoro, virtualizzando e mettendo nel cloud, per cui abbiamo da una parte la sicurezza che ci mettiamo nelle mani di qualcuno che questo lavoro lo saprà fare naturalmente meglio di noi, anche solo pensando al numero di persone che lavorano dentro a questa infrastruttura rispetto al numero di persone che potrebbero lavorarci in un'azienda media ma anche grande, non saranno mai grandi come loro, per cui ci mettiamo nelle mani di un'infrastruttura di cui ne conosciamo già l'effettiva potenza. Ora, perché quindi scegliamo, e perché noi abbiamo scelto in realtà una piattaforma un cloud, un platform as a service, invece che sviluppare le nostre applicazioni su dei server virtuali? Esattamente per quello che ho detto prima, o nei server virtuali ho bisogno di gestire e di preoccuparmi di molte più cose di cui invece mi devo preoccupare sviluppando su una piattaforma platform as a service. Alcuni esempi, vabbè, gestione del server virtuale, vi dicevo prima, ma il sistema operativo chi ce lo mette, chi lo aggiorna, i software che stanno sopra, chi li mantiene, il software non che scrivo io, su cui immaginiamoci per esempio l'application server che eseguirà la nostra applicazione web, chi lo installa, chi lo mantiene, chi lo aggiorna, sono oneri di cui devo farmi carico e sono costi di cui devo farmi carico, perché tra i vari costi di cui Alfredo vi ha parlato prima è stato messo anche il costo umano, di tempo e economico di una persona o di più di un team di persone che stanno dietro proprio a questi problemi. Un server virtuale non vive da solo, qualcuno dovrà pur, come ho detto, aggiornare gli applicativi e quant'altro. Ma non solo, devo farmi in carico anche di altri problemi, per esempio la scalabilità. Io decido di virtualizzare 1, 2, 10, 100 server, devo decidere in precedenza, devo sapere in precedenza il volume della mia applicazione, perché in questo senso dovrò preparare il mio ambiente, la mia infrastruttura perché accolga il volume delle richieste che mi aspetto. Dovrò bilanciarmi il carico sulla infrastruttura che ho messo in piedi e va bene, dovrò decidere quali servizi, quali cose offrirò sulla mia piattaforma. Come diciamo spesso noi, non reinventiamoci la ruota. Ci sono persone che già lo fanno, ci sono servizi che già ci offrono tutto quello che abbiamo visto prima, ci offrono un servizio altamente affidabile, altamente scalabile. E quindi perché dobbiamo preoccuparci noi di questi problemi quando possiamo utilizzare una piattaforma che già ci offre questi servizi? Cerchiamo proprio una soluzione che ha in mano. Io voglio una soluzione dove io possa eseguire la mia applicazione e dove io possa preoccuparmi davvero soltanto di scrivere, soltanto ovviamente tra virgolette, voi mi capirete, di scrivere la mia applicazione e non necessariamente dovermi occupare di tutto il resto. Vorrei la piattaforma riuscisse a crescere, al crescere della mia applicazione, al crescere della mia utenza. E vediamo, ora qui vi mostro degli esempi, vediamo che Appengine effettivamente lo fa bene.
orale, non so se volevi parlare di questo. Per fare un test abbiamo scritto un generatore di nomi di dominio semplice, che per ogni nome di dominio che generava eseguiva, diciamo, un thread che poi in realtà in appendio si chiama task, e con quel task andava a verificare tramite comandi buis se il dominio esisteva o no. Quindi voi immaginatevi 7 forani dati, ok, che ogni volta che arriva al termine di uno viene eseguito un task, il quale task va a verificare l'esistenza del dominio. For generava una stringa di 7 caratteri, ok, e ogni esecuzione era asincrona. Ci siamo ritrovati a un certo punto con 283 istanze, 1000 ore CPU consumate, e come vedete una latenza sulle macchine comunque bassa, nonostante il carico, ora vediamo avanti. No, nel senso, volevo fare un po' l'attenzione su questi numeri. Immaginate di dover implementare voi stessi una piattaforma in grado di reggere questa quantità di carico, che sia una piattaforma fisica, quindi un posto data center, perché siete un'azienda grossa e che se lo può permettere, che sia una piattaforma cloud, perché vuole virtualizzare il servizio e vuole mettere questi server in cloud. Non è facile riuscire a tirare su un ambiente in grado di reggere questi carichi. Qui stiamo parlando di 283 istanze attualmente attive, pronte per ricevere le mie richieste. Virtualmente potrebbero essere 283 server che voi avete tirato su all'occorrenza per supportare il carico di lavoro. Non è una cosa semplice. Apache lo fa bene e quindi noi usiamo Apache per questo motivo. Ancora, questi grafici dimostrano l'utilizzo della CPU e della RAM su questa applicazione che ha utilizzato questa applicazione. Non so se riuscite a leggere i numeri, ma nei punti di picco siamo arrivati a 160 CPU second usati al secondo. Cosa significa? Virtualmente è come se io stessi dicendo sto usando una potenza di 160 core, non sono questa cosa immensa, però pensare di scrivere un'applicazione in grado di leggere, di trarre su un'infrastruttura, in grado di leggere un carico del genere, può non essere banale. Ho Apache che me lo fa, sfrutto Apache. O ancora, parlavamo del bilanciamento del carico, la stessa applicazione una volta eseguita è stata presa in carico dal bilanciatore di carico sull'infrastruttura Apache, che ha diviso il carico sulle nostre macchine. Noi non abbiamo dovuto configurare niente, abbiamo dovuto soltanto accendere, tra virgolette, accendere l'Apache, creare un progetto Apache, deployare la nostra applicazione e lasciare che questa fosse eseguita. Non so se vedete, però qui si sta parlando che si sta parlando di numeri parecchio alti. Ognuna di queste istanze, di quelle 283 istanze che vi mostravo precedentemente, si sta occupando dalle 25.000 alle 40.000 richieste al secondo. Quindi si vede bene che funziona, perché appunto non c'è grosso divario a parte di questa istanza qui, che però indica da ora in meno delle richieste delle istanze hanno servito. No? Questo vuol dire che lo smistamento delle richieste, anche se il rate è alto, funziona bene. E non è facile mettere su, anche in casa, cose del genere. Noi abbiamo avuto anche problemi su altri progetti che usano la piattaforma di questo tipo qua, perché il bilanciatore di carico non riesce, quando c'è un rate alto di richieste, a fare un lavoro preciso in questa maniera. E diciamo, tutti questi sono servizi che la piattaforma Apache praticamente ci regala, perché noi per poter realizzare la stessa cosa con un'infrastruttura diversa, di tecnologia diversa, avremmo dovuto sostenere costi ben maggiori di quanto abbiamo sostenuto per mettere su una piattaforma del genere. Ripeto, costi tra virgolette fisici, che siano hardware vero e proprio o server virtuali, costi umani, perché qui servono persone che studino come si fa a bilanciare un carico del genere e che lavorino affinché i server rispondano e i bilanciatori di carico lavorino. Diciamo, tutta questa serie di servizi che mette a disposizione l'Apache è ciò che lo rende per noi una piattaforma solida per lo sviluppo di applicazioni che diciamo possano scalare nel tempo, allo scalare.
comunicazione della nostra utenza. E infine, non da meno, un discorso su voglio fare una considerazione sui costi, perché l'App Engine non solo ci permette di creare un'infrastruttura in grado di supportare la nostra applicazione che scala nel tempo, ma ci permette anche di risparmiare efficacemente sui costi che noi sosteniamo. Ora i colori purtroppo non si vedono benissimo, però vi faccio notare come questa linea che voi vedete in basso rappresenta le istanze effettivamente in uso, quest'altra linea di colore simile, non quella azzurra, quella sotto, sono le istanze che sto attualmente pagando. Dopo un tempo iniziale in cui l'App Engine si setta, sistema i parametri, trova la giusta, il giusto bilanciamento fra le richieste reali che arrivano, le macchine che devono essere tirate su, come vedete il grafico si unisce e io esattamente pago solo quello che utilizzo, senza nessuno spreco. No, senza nessuno spreco, volete spreco umano, di persone che stanno dietro a queste cose, senza nessuno spreco di risorse, di server e di capacità computazionale. Notare qua, questo è sempre il numero di istanze attive, qui abbiamo 200, 300, 400, insomma, non sono numeri leggeri. Contate un'istanza, quindi una copia della GVM con dentro l'applicazione Java che state seguendo. Quindi noi abbiamo 400 GVM attive con 400 robe dell'applicazione che vanno tranquille in base al carico mentre lo diluiscono. Ok, ovviamente però, come si dice, non è tutto oro quello che luccica. Nel senso, noi ne siamo entusiasti di questa piattaforma, siamo ormai con successo da parecchio tempo. Ovviamente è una piattaforma, è un platform as a service, per cui non avendo il controllo completo di ciò che quali sono i servizi che sono installati sulla macchina, sul cloud, sulla nostra piattaforma, dobbiamo ovviamente utilizzare quanto ci mette a disposizione la piattaforma. Ora, questo sembrerà un po' in contrasto con quanto ci ha appena detto Alfredo. Tenete solo in considerazione il fatto che la Google ha deciso di fare parecchie rivoluzioni negli ultimi 3 giorni che stiamo digerendo ancora a noi. Quindi diciamo che sono aggiornate 3 giorni fa, va bene, una cosa del genere. Comunque, tanto per fare degli esempi, è tutto un bel mondo, è una piattaforma che funziona bene. Teniamo a mente, io l'ho chiamato i limiti, ma non vanno prese come limiti, vanno prese come considerazioni, come cosa da tenere di conto quando progettiamo la nostra applicazione. Molto probabilmente, io ho fatto alcuni esempi, non ho accesso in scrittura al file system, è una cosa di cui dovrò tenere di conto. Molto probabilmente avrò un servizio dello stesso tipo, ovviamente cloud storage, che mi può offrire un servizio simile piuttosto che esattamente identico, che dovrò tenere in conto quando deciderò di scrivere un'applicazione che vuole fare l'utilizzo di un servizio del genere. Per esempio, non posso scrivere codice nativo direttamente sulla page, quindi non posso interagire col sistema operativo, dovrò tenerne di conto. Alfredo ci ha appena parlato delle virtual machine eseguite su Compute Engine, dovrò tenere di conto che se dovrò eseguire qualcosa del genere dovrò mettere in piedi un'altra infrastruttura. E così altri limiti, per esempio, il termine. Devo tenere in conto dei tempi di esecuzione delle mie richieste, perché visto che l'App Engine deve riuscire a scalare rapidamente all'aumentare le mie richieste, deve tirare su istanze istantaneamente e spengere istanze istantaneamente in base all'uso, ho dei limiti sui tempi di esecuzione che una richiesta che arriva al mio front-end, perché un limite di tempo che la mia entro il quale la richiesta deve completare, altrimenti il lavoro dell'App Engine verrebbe sprecato. Li ho chiamati limiti, ripeto, però in realtà dobbiamo considerarli come cose da tenere in considerazione quando sviluppiamo su una piattaforma del genere. Ora, non mi dilungo ulteriormente su questa parte, lascio la parola a Vietti che ci farà vedere un po' di codice, se più semplice, ma un po' di codice scritto sulla piattaforma.
Vi ricordo semplicemente, ma già l'aveva detto Alfredo, che la piattaforma Benjing ci dà già un buon parco di linguaggi con il quale sviluppare, ci dà Java, ci dà Python, ci dà PHP, abbastanza recente comunque, ci dà PHP, ci dà Go, il linguaggio sviluppato dalla Google stessa, e ci dà una serie di servizi interni alla Benjing o esterni. Questo cancellato sta andando via in favore di Cloud Storage, ma immagino era fatta così e non ho trovato evidenza. A parte questo, ci dà una serie di servizi che interni e esterni alla piattaforma che io posso utilizzare per sviluppare la mia applicazione. Per esempio, riguardando l'app qui, come vedete già nativamente la piattaforma c'è supporto SMTP, cosa se dovresti dovrei farlo da solo dovrei farmi setup un server SMTP e SMTP per le chat. Oppure ho già interno servizio di mail, posso mandare email da indirizzi mail autorizzati dal panel di controllo. Ho un servizio che mi fa lo shrink delle immagini o la ridimensionamento, semplicemente aggiungendo dei parametri sull'URL all'indirizzo dell'immagine. Sono cose già molto carine. Una delle più importanti, diciamo, secondo la proposta che stanno facendo, è il servizio di user service, ovvero la piattaforma permette di far autenticare gli utenti sulla la propria web application utilizzando gli account Google, senza fare niente, proprio mettendo solo un parametro dicendo questo URL è privato, deve essere logato. In automatico io ho la profilatura sulla mia applicazione. Ok, adesso qui abbiamo messo i sorgenti del codice che ora cerco di farvi vedere, e a questo indirizzo invece si può raggiungere quest'altro dove è in esecuzione questa piccola application. Allora vediamo se si riesce. Ok, user service. Come vedete noi qui abbiamo messo indirizzi e documentazione pubblica, perché chiaramente tutta la documentazione non è che a pagamento, è disponibile dal sito ufficiale.com, e appunto questo servizio user service ci permette di avere il single sign on con l'account Google. Quindi già questo è utile, perché sono autenticato in Gmail, arrivo sulla mia applicazione e ho autenticato sulla mia applicazione. Chiaramente poi dovrò essere io a decidere se quell'utente può entrare o meno, però la sua email, eccetera eccetera. È impiegato agli altri servizi, e eventualmente se un utente che ha buon account, ha attivato la verifica con il telefono del codice stile bancario, viene di conseguenza gratis anche la sua applicazione. Quando ti loghi, l'account Google chiederà il codice. Vediamo se riesco a vedere il codice. Come si fa? Sotto. Ecco. Voglio aprire il file. Basta un sistema Windows per mettere tutti a... Appena appena. Che cose, che voi umani. Non mi
C'era una foto di Renzi, non voglio di nulla. Una foto di Renzi? Sì, è comparsa una foto di Renzi. Scusate ancora, ci siamo trovati un po' impreparati. Possibilità di mettere il nostro. Sì, riga di comando. Da buoni utilizzatori Linux e Mac. Fatemi parlare la riga di comando su. È che tu sei buono! No, ma neanche stavolta noi ce l'abbiamo fatta. Infatti ricordavamo l'ultima volta. Che cos'è il Kai? Che dir? Noi la usiamo, noi la usiamo. Devi fare F2 punti adesso, se no ti sparo. No, fai F2 punti. Vabbè, questa parte la taglieremo, nella... Vai, vai, come se ci fosse un domani, vai. Questa è la è ricordo del giorno perché ho scoperto che le femministe si stufano appena toccano il terreno. Ce l'ho io là, c'ho il tranquillo. Una cosa c'è da dirla, però Windows ha tirato fuori il bambino che c'è in voi. No, lui sta cercando di farlo. Sembra difficile, in realtà è più semplice di quello che credete. Sviluppare sull'App Engine, soprattutto se usate Eclipse, è a disposizione il plugin per Eclipse che vi permette di automatizzare tutte queste cose su cui Alessandro sta morendo in questo istante. Per cui mi permette di creare progetti. Mi permette di creare progetti per App Engine, eseguirli in locale, testarli e quindi farne il deploy sulla piattaforma cloud. Allora, non posso far vedere la versione funzionante dell'applicazione, perché per lavorare serve installato Java e l'SDK di App Engine. L'SDK di App Engine ce l'abbiamo, i soggetti l'abbiamo, ma su questo punto non c'è installato Java. Quindi non posso eseguire. Partiamo, eravamo rimasti al user service, quindi come facciamo se vogliamo fare una servlet? Cioè, ma con Chrome, Alberto. Stavo sento Chrome per capire. Fantasia, io mi sento veramente old school. Come facciamo ad esempio se voglio fare una servlet che dica utente non sei loggato, loggati e poi torna qui. È molto semplice, questa è la nostra classica servlet, vedete? Tiriamo su questo user service qua, che è un API interna, e direttamente dalla riga questo possiamo controllare se l'utente è presente. Se non è presente, tramite l'user service, scusate qua, tramite l'user service creo un URL di login e lo mostro all'utente. L'utente lo clicca, gli verrà chiesto di inserire le credenziali Google e poi ritornerà automaticamente sul nostro sito, sulla nostra server. A quel punto, essendo loggato, posso invece mostrargli l'URL di login. Voi pensate, per fare questa cosa su una macchina, cioè su una soluzione standard, dobbiamo gestire tutto. Gli utenti, stato davanti alla destinazione, di login e di logout, tutto questo qua, quattro righe, l'utente arriva sulla pagina, ciao, sei loggato, sign in, ciao, sei loggato, logout. Ok? Andiamo a vedere quello dove ce l'ha scritto. L'altro servizio interessante che vi abbiamo portato. Ah sì, questo è un metodo, ok? Un metodo per farlo è questo. Poi posso anche voler dire tutti gli URL della mia applicazione sotto slash private, ad esempio, necessitano che l'utente sia loggato.
quindi non dovrò in tutte le serve controllare in questa maniera, ma basterà configurare l'applicazione tramite il file web XML così che si appengina a fare questo lavoro e non siamo più noi. Il file web XML è un file standard che c'è tutte le applicazioni web Java, dove viene definito tutte le varie server, tanto per che vorrebbe rispondano e le varie livelli di sicurezza. Nel nostro caso ci basterà dire: guarda, tutti gli indirizzi della mia applicazione sono sotto slash private, asterisco, richiedono che l'utente sia autenticato con qualsiasi ruolo, quindi un utente qualsiasi non può l'account. Così tutte le mie server che io ho mappato sotto private automaticamente si troveranno l'utente autenticato, senza dover fare niente. Infatti io ho fatto due versioni della server che stampa il nome dell'utente, la versione privata, quindi questa qua, private user, è addirittura più semplice della precedente, perché io mi trovo già l'utente, me lo troverò già loggato, non devo controllare che lo sia. Allora vi posso mostrare il link sempre come ho fatto prima per l'utente solo loggato. Poi abbiamo parlato fino ad ora che oltre all'esecuzione dell'applicazione abbiamo a disposizione anche un data store, ovvero, passatemi il termine, un database che però non è relazionale, ok? Che quindi ragiona anche in un altro modo, però ce l'abbiamo. Come si usa? Bene, è abbastanza semplice. Noi qui abbiamo portato un esempio utilizzando le librerie a basso livello, senza framework sopra, perché sennò si perdeva la sostanza, diciamo. Chiaramente quando vado a fare un'applicazione che deve essere pronta alla produzione utilizzerò un framework, ad esempio Jetify o CassiCPA, invece di utilizzare le librerie a basso livello, diciamo, che la piattaforma ci mette a disposizione. In questo caso io ho usato quelle per farvi vedere quelle. Quindi cosa succederà? Mi ritrovo l'utente loggato, genero la chiave, in questo caso io volevo fare un contatore di visite in base all'utente loggato. Quindi se l'utente entra 5 volte, associata alla sua email ci sarà segnato 5. Quindi creo una chiave che identifica l'entità visitor sul data store associata all'email. Vado a vedere se è presente. Se non è presente è la prima visita. Quindi se visitor è null, non sei mai entrato, genero l'entità la prima volta. Quindi vi dico tipo di entità visitor, chiave email, set property count a 0, ok? Se non sia la prima visita, aggiungo la data, quindi aggiungo l'ultima volta che ho visto l'utente, quindi aggiungo una proprietà alla mia entity. In data store abbiamo che ogni riga è orientata alla forma, quindi ogni riga non ha bisogno di avere le stesse colonne degli altri, quindi su un'entity posso aggiungere colonne, attributi a piacere. Poi aggiungo la proprietà count facendo salvo, facendo così salvo una riga sul data store, andando avanti, ho detto recupero tutte le entity visitor, creo una lista e poi stampo una riga per ogni istante. Quindi se uno va sul link che ho fatto prima, vedrà che per ogni indirizzo email che si è allogato sulla piattaforma c'è una vista, due viste, tre viste, e questo per quanto riguarda, diciamo, il database che viene dato assieme all'applicazione. Poi chiaramente si può utilizzare, come dicevo Alfredo, anche il servizio di LogSQL che è a parte, e a quel punto proprio un database relazionale come siamo abituati. Un altro servizio importante è la Memcache, ovvero io all'interno della mia applicazione posso usufruire di una cache applicativa dove salvare le, diciamo, le variabili che utilizzo più spesso. Normalmente in una situazione standalone io metto su una macchina con sopra la Memcache e la mia applicazione si accende. In questo caso, una volta che ho fatto l'applicazione ma anche nell'ambiente normale di sviluppo, ho già tutto configurato, quindi anche questa è una cosa molto avvantaggiosa. Sempre la stessa maniera, recupero, attivo il servizio per il dataset, attivo il servizio per gli utenti, in più attivo il servizio della Memcache.
cosa faccio? Recupero l'inventario d'utente, guardo se nella mente ci ho segnato il suo campo, quindi a quante liste era arrivato. Se ce l'ho segnato, ok, lo estratto, altrimenti lo vado a prendere dal data store. Se non avete risultato, ti dico guarda, vai a vedere la pagina dove lo salvo. Se l'ho estratto, lo inserisco anche nella Memcache. Così, alla prima visita ho preso il dato dal data store, l'ho messo nella Memcache e l'ho mostrato all'utente. La visita dopo, la query sul data store non viene fatta, questa query non viene fatta, e chiaramente la pagina risponderà più velocemente perché il servizio di Memcache è più veloce rispetto alla query sul data store. Anche qui, con poche righe, ho già messo su un pezzo di codice che ha delle funzionalità abbastanza avanzate, diciamo. Infine... Cosa? Ah, sì. Ci avete fatto caso. Per i servizi abbiamo il servizio sync e il servizio async. Quindi sia per il data store che per la Memcache posso lavorare con metodi che sotto a loro volta lavorano in maniera sincrona o sincrona. Le versioni di default, quindi quelle che hanno il nome classico, get data store service, sono sincrone. Se invece utilizzavo get async data store service, questo oggetto sotto l'operazione faceva in maniera sincrona. Quindi una velocità maggiore in esecuzione, però la disponibilità del dato era allentata dalle transazioni che dovevano essere fatte. Ora volevo far ripartire la presentazione. Un'ultima
che è da poco stabile, sono la possibilità di generare questi node endpoint, ovvero dei servizi REST, che potrei benissimo fare per esempio, che però devono essere tanto scritti con le librerie che appendi ci mette a disposizione, e vengano deployati non sulla nostra applicazione, ma su un servizio dedicato, cioè, che ne aumenta le performance a fronte di latenza e di startup. Infatti, nel momento che noi deployiamo la nostra applicazione dove all'interno c'è un node endpoint, ci accorgiamo che oltre al deploy vengono anche fatte altre operazioni. Queste operazioni, non abbiamo supposto, probabilmente servono per fare setup per questo servizio qua. Oltre al class servizio REST, viene da sé l'autenticazione con OAuth2, perché l'endpoint se la gestisce da solo, quindi se io utilizzo in un'applicazione Android una chiamata endpoint, nel set di librerie che ho già tutte le utility per OAuth2 funzionanti. Ho automaticamente viene generato un explorer web per navigare tra i servizi REST. Appunto ho un frontend di hub che non è il frontend dell'applicazione, e cosa non da poco, il client per chiamare questi servizi REST è autogenerato. Viene autogenerato in Object-C, Java e JavaScript, giusto? Quindi non devo scrivere in più.